La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Giovanni Paolo II, nella veglia pasquale del 1984, citava il Salmo 118 per ricordare come la potenza che si è dispiegata nella risurrezione è la stessa potenza che si è rivelata all'inizio nella creazione del mondo. Dio disse sia, e così egli creò il cielo e la terra. È la stessa potenza che si è manifestata nella liberazione di Israele dall'Egitto, la potenza che ha condotto il popolo eletto attraverso il Mar Rosso, salvandolo dalle mani del Faraone. Ascoltiamo le parole del Pontefice Santo con le note e le parole del Credo della Missa Brevis di Zoltán Kodály, una pagina scritta tra il 1944 e il 1945. Una notte beata, quella in cui risplende di nuovo la luce di Cristo, in cui la vita vince la morte. Ecco, dalle profondità dello stesso Salmo, parla a noi colui che era morto. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Nella Pasqua sperimentiamo questa potenza divina mediante la fede e l'amore. Accogliamo la sua rivelazione, così come l'hanno accolta quelle tre donne che di buon mattino, quando era ancora buio, sono andate per prime alla tomba e l'hanno trovata vuota, così come gli apostoli che sono poi corsi al sepolcro. L'angelo, anziché attendere da loro domande, parla lui per primo e con le sue parole: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto». Giovanni Paolo II spiega che alla luce di queste parole la prospettiva della morte cambia. Se Gesù di Nazareth è risorto, significa che vive. È difficile comprendere questo, ma il sepolcro è veramente vuoto. Così dunque la prospettiva della morte cede di fronte all'annuncio della vita. È dunque mutata la prospettiva. La morte ha ceduto davanti alla vita. Il giorno di sabato che venne dopo la crocifissione e la deposizione nel sepolcro si è rivelato davvero il giorno dell'attesa. Pontefice conclude: veramente quello che è successo in quella notte è opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La redenzione si è compiuta con la resurrezione del Redentore.